Eccoci qua, benvenuti, buon pomeriggio, benvenuto soprattutto anche al nostro Daronze e a Giancarlo, direttamente da Pesaro, dagli shooting fotografici. Abbiamo un Achille, ho visto male subito Gianca, che è passato dietro. Io non ho capito perché Giancamiglio non è a farsi le foto anche lui, però vabbè. Perché non le abbiamo fatte prima noi dello staff, soltanto per questo. Allora, diamo un po' di contesto. Live pomeridiana, sì, live diretto dallo shooting della nostra nazionale, in attesa di un impegno quale quello di dopodomani, giovedì sera, a Pesaro. E allora, perché non portarvi del buon content live proprio dallo shooting? Esatto, vi premettiamo già che sarà una live un po' caotica, già potete sentire dai rumori di fondo, perché mentre noi stiamo serenamente parlando, i ragazzi dietro di noi stanno iniziando ad arrivare, a cambiarsi, a prepararsi per lo shooting fotografico. Domani ci sarà oggi c'è stato allenamento, la presenza tra l'altro. Infatti, si vedono artisti. I flash, Gianca. Diciamo, sì, ecco sì. Diciamo degli amici a casa, è normale. Cioè, non siamo noi, che è proprio. Cioè, sono gli è lo shooting, giustamente. Esatto, è lo shooting. Fa parte del bello della diretta. E oggi allenamento, tra l'altro, la presenza di tantissimi bambini. Primo allenamento nella palestra principale della Vitri Frigo Arena. Domani pomeriggio allenamento, poi conferenza stampa e giovedì sera primo impegno delle qualificazioni d'Eurobasket 2025 alla Vitri Frigo Arena, ore 20:30 contro la Turchia, quindi subito un appuntamento molto importante. E ci sono ancora dei biglietti disponibili, non sono tantissimi, ma ancora qualcuno ce n'è, quindi vivaticket.com e c'è ancora una discreta disponibilità, quindi c'è ancora la possibilità di venire a sostenere gli azzurri. Ecco, io. Guarda chi c'è! Eccola! Benvenuto! Invece no. No, vabbè, ma ormai ci vediamo. Appunto, vai, ti lascio la postazione, così. Mi raccomando, Dario. Ah, in che senso? Ciao, Achille, benvenuto! Come stai? Tutto bene, grazie. E voi? Beh, non c'è male, sotto antibiotico, ma qui la voce non c'è. Infatti, io lascio la palla al Daronze, che saprà spolparti ben bene.
No, che soprattutto sono sano, a differenza di Pardo, che invece si è presentato malato, senza certificato. Aki, come va? Com'è l'azzurro? Com'è tornare a rivestire l'azzurro? Ah, è sempre bello indossare questa maglia e i ragazzi sono super carichi, non vedono l'ora di iniziare questa avventura nuova e niente, non vediamo l'ora che arrivi giovedì. Tra l'altro per te è particolare, per te e anche altri ragazzi è particolare vestire azzurro a febbraio, perché quest'anno c'è la pausa di Eurolega e quindi c'è la possibilità di giocare le partite contro la nazionale. È strano indossarla a febbraio, però è bello anche perché comunque siamo vicino a casa, io, Paio, Seve, che siamo marchigiani e niente, siamo carichi. Senti, partita con la Turchia, entriamo un po' anche nel clima tecnico e tattico di una partita complicata. La Turchia magari non ha picchi di talento come in passato, però resta sempre una squadra da non sottovalutare. L'amichevole a Trento ad agosto ce lo insegna. Sì, è una squadra sicuramente molto profonda, molto talentuosa. Naturalmente sarà una Turchia senza gli NBA, però sappiamo benissimo che sarà una partita tosta e per portarla a casa dovremo fare una partita perfetta. Senti, come hai trovato Poz? Poz è carico come sempre, giustamente. Che strano. Sarebbe da preoccuparsi, quindi speriamo che rimanga sempre così carico. Senti, prima di lasciarti, le foto sono venute bene, sei soddisfatto? Sì, abbastanza, dai, ha fatto un buon lavoro Massimo. Poi ma i soggetti sono questi, quindi miracoli non li può fare, però. Io peraltro devi sapere, Ronz, che con Achille, ora ovviamente non si ricorderà mai nella vita, mi ci incontrai nel parcheggio a Milano, prima di un Milano-Reggio, che una decina d'anni fa, 2015. Sì, vabbè, dai, lo sei tuttora, perché c'era un campionato di Pokémon proprio il giorno dopo e ci si scambiava, c'era la partita, capito, Ronz? Quindi, vabbè, fun fact. Ah, così. Un incrocio tra atleti, Sì, poi lui ha fatto carriera, io no, ma insomma, va bene così. Vabbè, però, sempre tempo, parto. Aki, prima di salutarti e lasciarti al pomeriggio, ce lo fai un appello per i tifosi, visto che ci sono ancora posti disponibili per giovedì? Sono rimasti pochi posti, naturalmente speriamo che il palazzo sia pieno, quindi affrettatevi e vi aspettiamo tutti giovedì sera. Achille, noi ti aspettiamo quando magari vorrai, porte aperte sul nostro canale Twitch per una chiacchierata, quello che vuoi, insomma qui porte girevoli, un mood molto tranquillo, quando vuoi vieni pure a farci compagnia. E in bocca al lupo per la stagione. Happy il lupo. Ciao. Tutti buona serata. Ciao Aki, ciao. Abbiamo iniziato subito bene, direi. L'ho subito frastornato, vedi, con il discorso del torneo Pokémon, cioè non capiva, giustamente, no? Giustamente, ma perché adesso meno male che c'è Gianca, che non è queste cose. Quando avete iniziato con i ricordi personali ho capito che forse era il caso di tornare. No, vabbè, ci sta. No, perché me lo ricordo proprio, incontrava che era lui e gli altri due giocatori, come si chiamavano, due giocatori lituani, quelli di Reggio, Ronz. Bravissimo, incontrai loro e per me fu veramente un piacere. Vino con una. Ma anche loro, so che sono rimasti abbastanza colpiti dalla cosa. Cioè, beh, effettivamente, insomma, voglio dire, campione italiano di Pokémon, mica pizza e fighi. Ma detto questo, Gianca, mentre c'era Achille, sei andato a fare due foto, te? Dio la verità. Sì. Okay. Video. Vabbè. E mentre ringraziamo anche Stefano Bello che si è andato a abbonare peraltro al nostro canale, quindi terzo mese, grazie mille, benvenuto alla chat, Henry Pollaretto che sta spaccando con le emote del Pardo, bravissimo, ottima scelta. E chi ci propone? Chi ci proponi, Gianca? Perché io non... non lo so, Ronz, che si fa? Scusa, Mario... lo dico subito. Allora, faccio finta di non sapere niente. Gianca, ma sul sito della FIP c'è un articolo particolarmente interessante su Datome e Melli. Cosa consiste? Finalmente abbiamo deciso di affidarci a giornalisti di un certo livello. Esclusi i presenti, sì, facendo finta di niente. Sì, da oggi online sul sito della FIP un articolo che vi invito veramente ad andare a leggere, scritto da Emilio Terrazzi Borghesan sulla storia in azzurro e non solo di Nick Melli e Gigi Datome. Questo è un raduno particolare per tutti e due, perché per Gigi sarà la prima volta da capo delegazione dopo 20 anni e passa di un'ora da carriera in maglia azzurra, prima con le giovanili e poi con la senior. Qui per la prima volta appunto sarà nella veste di dirigente, appunto di capo delegazione, e per Nick Melli sarà per la prima volta in via definitiva, diciamo,
capitano della nazionale, lo è già stato nel 2021, nell'estate 2021, quando Gigi per motivi insomma, fisici non poteva essere del gruppo, quindi l'estate del preolimpico e poi delle Olimpiadi, e invece da oggi praticamente Nick Melli è capitano della nazionale. Sarà un giorno, è un raduno particolare, sarà un giorno speciale quello di giovedì, e Ennio ha trovato veramente delle parole meravigliose per descrivere la loro amicizia, il loro rapporto che è cresciuto e si è evoluto negli anni, i loro differenti ruoli all'interno dei gruppi, visto che hanno convissuto anche con le ultime stagioni a Milano, e poi ci sono tutta una serie di inserti anche fotografici, di contributi, cioè ci sono le parole di Dino Meneghin e Roberto Brunamonti, che sono due leggende, due bandiere della nazionale, che quindi chi meglio di loro può portare un contributo in termini di leadership e di carisma a proposito della militanza in maglia azzurra. Quindi insomma siamo veramente contenti. Poi purtroppo nelle prossime settimane ci saranno anche degli articoli di Dario, però magari vi avviseremo un po' prima in modo tale di rimanere un po' alla larga, ecco. Okay. Però sì, domanda poco interessata questa, Dario, devo dire. Sì. No, ma è così, appunto, una domanda buttata lì per perdere tempo, certo per presentare il nuovo progetto. No, più che altro, ecco, mettiamo un disclaimer, Gianca, sui miei articoli, almeno evitiamo, sì, insomma, sì. Come clicchi così, senza avere un preavviso. No, però a parte le batterie, devo dire che è stato molto interessante leggere anche i ricordi di Meneghin e Brunamonti, che sono stati i due dei tanti predecessori che ha Gigi nel suo nuovo ruolo. Cambia sicuramente la prospettiva, cambia sicuramente anche il rapporto con i giocatori, anche se credo che per Datome sarà forse un po' più semplice rispetto a Meneghin e Brunamonti, perché di fatto con questi ragazzi c'è stato fino a ieri, mentre Meneghin e Brunamonti hanno visto generazioni di giocatori che loro avevano o visto all'inizio della carriera dei ragazzi, non loro, oppure che non avevano ancora incrociato sul parquet, e Gigi c'è stato fino a ieri, quindi sicuramente anche un segno di continuità emotiva e spirituale, se vuoi, con il ruolo che ha avuto da capitano fino al mondiale. Quindi in questo senso sarà molto interessante poi sapere più avanti quali sono un po' anche le impressioni di Gigi, come sta vivendo questo ruolo. Tra l'altro a Milano l'abbiamo visto sempre molto partecipe di quello che fa la squadra in campo, ma c'è da mettere una, due, tre, quattro, 500 mani sul fuoco, e con la nazionale sarà lo stesso. Cioè febbraio, già le partite di febbraio con Turchia e Ungheria, siamo sicuri che l'ultras numero uno è lui, senza alcun dubbio, ma anche perché c'è stato con questi ragazzi veramente fino a... No, sarà anche mattina. Dura stare fuori dal campo, conoscendolo, insomma, che quello che sì, ancora sai, fresco, passati... no? Ma certo, però non lo so, magari sono passati un po' di mesi, magari un po' l'idea di entrata, anche se con difficoltà, ovviamente, perché, insomma, dopo che giochi, che fai uno sport per tantissimi anni, tutto l'anno, e poi staccare, insomma, sempre una scelta complessa da portare. Io ricordo alla chat, scusami se ti interrompo Dario, perdonami, vai. Ho visto diversi messaggi, se avete delle domande quando arriverà il prossimo ospite, sentitevi liberi ovviamente di farle, quale migliore occasione, insomma, che non capita tutti i giorni di averli per le mani i nostri ragazzi, quindi insomma preparatevi. Scusa Ronz, non ti volevo entrare a gamba tesa. Hai fatto benissimo. E io ricorderei anche a questo punto, in attesa che Gianca ci porti qualche altro ragazzo, ricorderei i convocati di Pozze, perché l'abbiamo detto con Polonara, questa è una finestra un po' particolare, perché siamo abituati a febbraio a vedere tanti ragazzi, anche magari esordienti in nazionale, complice il fatto che l'NBA ovviamente non si ferma, ma l'Eurolega non si fermava, si fermava solo l'Eurocup, e quindi tanti dei giocatori impegnati in Eurolega a febbraio ovviamente non potevano venire, per anche sovrapposizione di calendario. Qui sovrapposizioni non ce ne sono, anzi c'è proprio l'Eurolega che si ferma, e quindi di fatto l'opportunità per Gianmarco Pozzecco di lavorare con il suo gruppo sostanzialmente al completo, tranne Simone Fontecchio, che ovviamente è di là dell'oceano e che non può essere. Quindi Bortolani, Caruso, Flaccadori, Maignan, Melli, Paiola, Petruccelli, Polonara, Procida, Ricci, Severini, Spagnolo, Spissu, Tessitori e Tonut. Questo ovviamente in ordine numerico. Tre resteranno fuori contro la Turchia, tre dovranno restare fuori con l'Ungheria, vedremo se saranno gli stessi, quale decisione prenderà
il commissario tecnico su questo, però ecco, è una finestra particolare perché appunto possiamo vedere di fatto la nazionale al completo, tranne appunto Simone Fontecchio, ed è un'opportunità che sembra che Pozzo abbia voluto sfruttare per portare avanti il discorso soprattutto in prospettiva, solo queste due gare che sono importanti evidentemente, ma anche prospettiva preolimpico, perché prima del preolimpico non è che ci saranno chissà quanti giorni per lavorare insieme. Ma è stata anche un po' la nostra forza anche nell'excursus dell'anno scorso, no? Di utilizzare questi raduni in maniera molto seria, non solo per sperimentare giustamente magari quel giocatore un po' più in rotazione o meno, ma comunque prendere sul serio ogni impegno per poi arrivare alle partite che contano con un bel gruppo rodato, no? No, assolutamente, so che siete tutti qui per me, ma a breve arrivano ovviamente i giocatori, cioè, stanno ultimando un po' di contenuti, adesso arriveranno, insomma. Dario, tu sarai dei nostri, no, giovedì? Certo, scusa, ho dimenticato il mio nome, sono 16 convocati perché ci sono anch'io. Giusto, è giusto. Che noi peraltro faremo, lo ricordiamo agli amici di Twitch, a partire dalle 20:15 la live reaction alla partita della nazionale. Dici, Gianca? Interrompo perché Ubi Maior, cioè Stefano Tonut qui, pronto a intervenire. Infatti vedevo un bicipite, passa, immaginavo non fosse di Giancarlo. No, decisamente no. Ciao Stefano. Ciao, benvenuto. Ciao. Benvenuto su Twitch. Come stai? Grazie. Tutto bene, grazie. Voi? Non c'è male, dai. Noi non vediamo l'ora di rivedervi in campo con quell'azzurro addosso, che credo sia anche, insomma, il desiderio vostro. Sì, esattamente. Anche il nostro desiderio, assolutamente. Manca poco. Senti, dicevamo prima con Achille, la partita con la Turchia non sarà magari la Turchia più forte degli ultimi anni, hanno tante assenze, però sono sempre la Turchia, è sempre una squadra di Ataman, è sempre da affrontare con grande attenzione, sempre una squadra quantomeno scorbutica. Ma come qualsiasi partita a questo livello, quindi cercheremo di approcciarla al massimo, assolutamente. E adesso abbiamo fatto il primo allenamento oggi insieme e dobbiamo cercare ovviamente di concentrarci sul nostro gioco, dobbiamo fare la nostra partita e cercare di portare a casa comunque un risultato, che vincere una partita qui è molto importante ovviamente in ottica futura, per poi arrivare anche domenica pronti, quindi a prescindere dall'avversario dobbiamo concentrarci su noi stessi. Senti, è vero anche che questo è un girone in cui passano 3 su 4 all'Europeo, perché poi sono gare di qualificazione all'Europeo, non l'avevamo ancora detto, pardo, quindi ci correggiamo subito. 3 squadre su 4 significa però che ci sono comunque pochi margini di errore, questo mette anche un po' di tensione agonistica, quella buona, prima di queste due partite? Ma certo, assolutamente. Assolutamente, come dicevo, a questo livello non si può staccare un attimo la spina, non si può pensare, diciamo, alla prossima partita, cioè alla partita dopo, ma bisogna pensare sempre a quella che sta arrivando senza fare grossi calcoli, ed è quello che faremo assolutamente. L'abbiamo fatto quest'estate, l'abbiamo fatto anche prima, penseremo partita per partita per poi arrivare ovviamente alla fine e farci trovare, diciamo, tra le prime 3 che elencavi tu. Prima cosa che ti ha detto, che vi ha detto il Poz quando vi siete ritrovati ieri? No, era felice di vederci e noi eravamo felici di essere qui. Beh, sempre grande famiglia, grande atmosfera, su quello non ci sono. Sì, assolutamente sì. Senti Stefano, vero che durante i time out tirate fuori il telefono per guardare la diretta Twitch, le nostre live reaction? È vero questa diceria? Non so cosa gli è stato detto, ma Dario, tu fai domande sempre serie, io ho quel compito lì, insomma, dai, voglio dire, ma non possiamo non possiamo accogliere i ragazzi subito col cazzeggio, cioè li devi prima far ambientare piano, allora rimandiamo a Stefano, rimandiamo il cazzeggio magari un'altra volta quando ritornerai, dai. Ciao Stefano, grazie mille, in bocca al lupo. Ciao. Hai ragione, vero? Dobbiamo portarli sul cazzetto. Io, Dario, una ogni ospite la devo tirare, no? Cioè, che secondo me quando si alzano e dicono, ma cacchio è questo qui? Dario, bravo, ma quell'altro, ma chi ce l'ha? Va là. E rieccoci a Giancarlo. Sì, la spina mandando in rovina tutto lo studio in fotografico. Però. Hai staccato una ciabatta, Giancarlo? Vabbè, almeno guarda, non c'è più flash, su quello siamo sicuri. Senti, ma Gianca, ma dopo ci porti Massimo Ceretti?
che guarda, il fotografo. Tendenzialmente sarebbe il fotografo, quindi diciamo che se vi porto Massimo Ceretti, facci fare una foto. Tu ce lo porti, ci fa un saluto, ci fa una foto e poi se ne va. Adesso appena finite di vedere i flash dietro di me, vuol dire che si è fermato per qualche perché tempo. Massimo, dobbiamo spiegare, Massimo Ceretti insieme a Marco Brondi ed altri ragazzi che fanno le foto sono dei grandi protagonisti anche azzurri, stanno sempre insieme alle nazionali, quindi era dare giusto risalto a loro che lavorano letteralmente dietro le macchine fotografiche e che fanno un gran lavoro per tutti i tifosi, anche per i giocatori, che so che apprezzano molto poi le foto. Peraltro anche durante le nostre live reaction, insomma, in passato, ricordi Dario, ci mandavano le foto in diretta, quindi hanno sempre concorso anche ad arricchire proprio in senso stretto le nostre live, le nostre dirette. E oltre adesso, insomma, cercando di rimanere seri per qualche secondo, è tutto molto vero quello che ha detto Dario. In più c'è da dire che ormai loro fanno veramente parte della squadra a tutti gli effetti, pur essendo ovviamente dei collaboratori esterni, non facendo parte integrante, diciamo, della Federazione Italiana Pallacanestro, ma questo è fondamentale perché per poter viaggiare e lavorare insieme alla squadra è necessario anche creare una forma di empatia tale per cui anche nei momenti di trasferimento in cui si è un po' off records, i ragazzi sanno che si possono fidare perché tutto quello che poi esce ovviamente codificato e... Ma infatti guarda, da questo punto di vista sono incredibilmente per un attimo serio, cioè dalla finestra Live from Pesaro si evince proprio, c'è questa aria, c'è una bella atmosfera, insomma è un bel gruppo, l'abbiamo detto e ridetto tante volte, però anche proprio con tutti gli addetti ai lavori si respira una bella aria che insomma ultimamente ci ha fatto anche molto bene, poi sui risultati in campo insomma si sa, senza scadere nell'ovvio, è tutto molto importante. E devo dire, cioè, questi ragazzi si sono ritrovati praticamente ieri pomeriggio e quindi è una forma di convivialità molto spontanea e immediata, voglio dire, non c'è bisogno, no? Questi ragazzi comunque chiaramente molti sono compagni di squadra, c'è un rapporto vivo anche durante l'inverno, però di fatto... Guarda, ce l'abbiamo in chat Marco Brondi, MR8 è lui, così lo so, parlavamo di te, quindi... Parlavamo male di te, certo, Marco. Certo, questo era sottinteso, era sottinteso. No. Prego Gianca, dicevi? Appunto dicevo, cioè, questi ragazzi ovviamente continuano a sentirsi anche durante l'anno, molti di loro sono amici, però di fatto poi è dai primi di settembre che si è sciolto il raduno del metà settembre, se non sbaglio, insomma, si è sciolto il raduno del mondiale nelle Filippine e ora siamo a febbraio, eppure veramente la scintilla è immediata, quindi sono come se veramente si fossero allenati ieri. Questo lo possiamo testimoniare anche noi, ovviamente, che siamo ai margini della squadra, ma che l'atmosfera in qualche modo la respiriamo, e questa cosa poi è contagiosa perché oggi al Palazzo dello Sport c'erano tantissimi, non solo ragazzi del mini basket, non solo bambini, ma anche appassionati di basket di Pesaro, che hanno seguito con grande attenzione l'allenamento, poi sono stati coinvolti a fine allenamento ovviamente dal POZ, quindi diciamo che poi ovviamente sono i risultati quelli che parlano, devo dire che i risultati di questa nazionale ultimamente li sta portando, ma al di là di questo l'atmosfera che si respira, si dice spesso a proposito delle squadre, ma è veramente un'atmosfera speciale, veramente davvero. C'è stata la svolta, Dario, no? Dal raduno di Livorno l'anno scorso, si è visto proprio un cambio di marcia, no? Come se fosse una tappa fondamentale. Sì, è vero. Prima era soprattutto colpa di Gianca, era un clima teso, plumbeo. Invece, poi passati da Livorno a Lecce. Comunque, Giancarlo, Dario, anche oggi Livorno flag fatto, ok? Anche omologata anche questa live. Siamo a posto. Vabbè. Possiamo andare oltre. Possiamo anche andare. Salutiamo. Ho provato a coinvolgere Massimo Ceretti, ma ha detto domani. Ma ha detto no, domani no. No, domani cosa? Possiamo effettivamente, insomma, andare avanti, non stop. Domani facciamo una live solo con Massimo Ceretti, così almeno. No, adesso si libera. No, vabbè. Prossimo, se sento bene le voci intorno a me, dovrebbe essere Marco Spisso. Preparate. Da quello che... Aspettiamo Marco. Si gode. Esatto, che è uno dei protagonisti attesi, insomma, l'abbiamo sempre visto in grande spolvero in nazionale con la maglia azzurra, l'abbiamo visto sempre in sempre protagonista di tante partite. La chat dice il GOAT. esatto.
Ricordiamo anche, nell'attesa che ci raggiunga Spissu. A Spissu, Dario, facciamogli credere che giochiamo con la Serbia. Tanto sono rosso bianchi lo stesso, no? Anche nell'intervista. Quindi giovedì con la Serbia, invece la Turchia, no? Facciamoglielo credere, perché mi sembra che non vada malino ultimamente quando vede la Serbia, no? Quindi in generale credo non andiamo malino quando vediamo la Serbia. Sì, va bene, ci proviamo. Facciamo la gag, no? Ci possiamo provare. No, dicevo, ricordiamo, si gioca giovedì sera alle 20:30 a Pesaro. E poi trasferimento in Ungheria, dove si gioca alle 18 domenica nella ridente Zombatelli. Esatto. E, mentre poi con prossimi appuntamenti saranno per la qualificazione europea, per le qualificazioni degli europei del 2025 a novembre contro l'Islanda, Anda e Rianda con l'Islanda a novembre. Prima però c'è il preolimpico a San Juan di Porto Rico, siamo nel girone con Bahrain e Porto Rico. Le prime due vanno in semifinale, poi c'è l'eventuale finale. Chi vince la finale va a Parigi. Ciao Marco! Ciao a tutti. Come stai? Benvenuto. Bene, ragazzi, voi? Io bene, stavo facendo gli appuntamenti del 2024, se mai non te ne ricordassi, almeno lo sapevi. Ogni mattina mi alzo di sua memoria, quindi non scappa. Sei carico? Bene, sei carico? Sono carico, sì, ha voglia. Bene. Allora mi raccomando, giovedì sera. Vuoi fare un appello al pubblico? Di seguirci, di guardarci, sarà una partita tosta. Niente, speriamo che il pubblico ci dia una grossa mano, che ne abbiamo bisogno. Senti, visto che sei qua, ti rubiamo un secondo, ma da Tome come capo delegazione com'è? Cioè, è diventato più... Ma ancora non ha fatto, diciamo, granché, nel senso che ci siamo radunati ieri, ha fatto oggi uno speak alla squadra. Niente, sicuramente è la persona ideale, per quello che ha vissuto in campo e la conoscenza che c'ha fuori, sicuramente ci darà una grossa mano, questo sono sicuro. Beh, ma in giacca e cravatta sta sempre o solo in campo? Ah, c'è la polo, ma sotto c'è ancora la maglietta, quindi lo sapevo io. ci credo. Marco, com'è la Turchia come avversaria? Ma è storicamente una squadra ostica, non sarà una partita facile. Domani prepareremo la partita, vediamo un po' come va, ma non sarà una partita facile sicuramente. Giochiamo in casa, quindi speriamo di poterla fare noi la partita. Anche l'Ungheria non sarà semplice, soprattutto giocare in casa loro. Ricordo l'ultima a Debrecen 2019, fu particolarmente tosta anche quella. Sì, sono squadre ostiche, anche la Finlandia, non sono squadre facili. Non mollano. Dobbiamo giocare come sappiamo giocare, non sottovalutare nessuno. Questo è il primo appello. Senti, prima di salutarti, parlavamo con Gianca prima del fatto che ci sia una sorta di leggerezza di spirito che vi accompagni ormai da tempo e che poi ritroviate anche facilmente quando poi vi radunate per le partite, così? Ma sì, quando ci raduniamo stiamo bene insieme, non so se è questa maglia che ci fa star bene, però veramente si respira qualcosa di speciale, dagli allenamenti, da che rapporto abbiamo con lo staff, con tutti, quindi è veramente una cosa bella. Niente, speriamo di poterla portare anche giovedì in campo, che è sicuramente una cosa positiva. Vuoi dire qualcosa di brutto su Giancarlo prima di salutarci? No, è andata bene fino adesso. Esatto, assolutamente no. Grazie Marco. Ciao Marco. Oh, io ci ho provato a far parlare male di... No, non c'è verso. Tra l'altro, Massimo, che succede? Non sappiamo. Non lo sapremo mai. Stavo vedendo se si fosse liberato Massimo Ceretti, ma continua a fingere di scattare. Io lo sai chi vorrei, davanti alle telecamere, Gianca. Chi vorresti? Il mio acerrimo concittadino. Arriva. Cioè, io chiaramente. È il vero motivo della... Ronz, no, con cittadino no, ti querelo. Però, vabbè. Cittadino no. Va bene. Lo scoprirai, Gianca. Dicevo, poi ad agosto, dal 2 al 7, c'è il preolimpico a San Juan di Porto Rico, che dà un posto per i giochi di Parigi 2024.
Siamo nel girone, come detto, con Porto Rico e con Bahrain. Tra l'altro Italia-Bahrain sarà la prima assoluta, vero Gianca? Mi confermi? Ricordo bene che Italia-Bahrain... Italia-Bahrain mai giocato. Ma io non mi occupo di basket, eh? Cioè... Ah, scusa. Beh, scusa, è... colpa mia, scusa. Io seguo soprattutto la nazionale femminile, capisci? Non... No, ma è giusto, ci mancherebbe. Comunque con Bahrain non abbiamo mai giocato, ma neanche lontanamente pensato di giocare con Bahrain, ma è il bello del preolimpico. E poi vedremo quello che sarà il cammino. Se ci pensi, ci riflettevamo oggi, no? Il 2024 è un anno un po' particolare, perché finestra a febbraio, poi preolimpico, che però prevede un raduno non lunghissimo, sì, competizione molto breve, che non è un mondiale, un europeo. Quindi competizione breve che si consuma nell'arco di una settimana, e poi, se come speriamo va tutto bene, l'estate diventa meravigliosa, si prolunga, altrimenti incrociando le dita ci si ridà appuntamento a novembre. Quindi c'è il rischio che purtroppo gli azzurri in campo li si veda poco, ecco, considerando che novembre scorso non c'è stata, no, la finestra, e quindi diciamo che si è giocato e si giocherà abbastanza poco. Speriamo invece, ovviamente, che l'estate sia molto lunga, così come è successo nel 2021, perché ovviamente cambia tutto il significato, no, di quello. Sappiamo sempre che abbiamo sempre detto che l'appuntamento con i giochi olimpici è chiaramente quello di maggior richiamo, di maggior prestigio per tutti. Lo si vede anche dal tipo di adesioni che riceve, numero, no, di adesioni che ricevono tutte le nazionali, che ovviamente, se in qualche caso qualche giocatore, non parlo della nostra nazionale, ma in generale tende magari a recuperare da infortuni, in qualche caso può rinunciare a qualche competizione che possa essere un europeo o un mondiale, nel caso delle Olimpiadi ovviamente questo non avviene, anzi qualche volta si assiste al fenomeno contrario, cioè dei giocatori che si sono presi un periodo di riposo dalla nazionale e che decidono di tornare proprio perché l'appuntamento con i cinque cerchi ha un fascino speciale. Insomma, ho detto una grandissima banalità, ma di fatto è così. No, ma è assolutamente vero. È vero che assisteremo a dei preolimpici di altissimo profilo, perché ci sono nazionali che sono rimaste fuori dalla qualificazione e fior di giocatori che sono rimasti fuori per il momento dai giochi olimpici, e che parteciperanno, salvo infortuni ovviamente, a quello che per ogni atleta è un appuntamento assolutamente storico, e ti cambia anche la prospettiva della tua carriera, al di là del fatto di vincere o meno una medaglia, ma già essere presente ai giochi olimpici, questo lo possa dire qualunque atleta che sia stato nel villaggio olimpico di qualunque sport, ti dà proprio una sensazione diversa di quello che hai fatto in carriera. Tra l'altro volevo anche ricordare, così a titolo puramente informativo, senza andare a fare altri discorsi, visto che qualcuno più importante di me, ti lascio ciao Pippo. Grazie. Ciao Pippo, come stai? Benvenuto. Bene, voi? Che dite? Noi bene. Le foto sono venute bene? Io devo ancora farle, quindi speriamo di sì. Mi sono appena svegliato, guarda, c'è un po' che... Vabbè, ma abbiamo parlato bene di Massimo Ceretti, quindi confidiamo che non ti faccio uscire fuori le occhiali. Sì, dalla chat, ti amo Pippo. Vabbè, è uno dei giocatori preferiti, dai, lo possiamo dire. Tanto gli altri non ci sentono, ma te lo possiamo dire, anche durante le nostre live, le reaction, non manca mai. Come te la senti per giovedì? Come stai personalmente, insomma, come vedi il gruppo? Ma siamo molto bene. Noi di Milano veniamo da questa, insomma, sconfitta di domenica, quindi abbiamo bisogno di entusiasmo, abbiamo bisogno di ritrovare un po', sai, il sorriso e qualche vittoria, no? E quindi secondo me siamo molto carichi. Oggi abbiamo fatto il primo allenamento 5 contro 5, c'è un grande clima, c'era tanta gente a palazzetto, tanto entusiasmo, e proviamo a cavalcare, dai, questo bel momento. Dicevamo prima con Achille che è un po' strano vedervi tutti quanti al completo a febbraio, complice la pausa di Eurolega, ed è una sensazione strana, immagino, anche per te. Sì, però dai, finalmente c'è stata un po' di comunicazione, quindi... Chi è passato dietro? Chi è passato? Che torno, che fai simpatico, adesso... Ah, ok. Adesso hai già fatto? Sì, ha già fatto. Perché ormai lui è di casa, no? Su Twitch, quindi, cioè, capito? Quindi si sente libero. No, fa bene stare insieme, no? Sempre lo stesso gruppo, anche con qualche magari defezione, con qualche piccola aggiunta, però come diceva oggi Post, stamattina abbiamo fatto riunione, ha detto oggi cominciamo a preparare le Olimpiadi, no? Nel senso che comunque cominciamo un percorso per arrivare a quell'obiettivo lì. Ci fa bene stare una settimana insieme, quindi vogliamo godercela.
Poi non è una settimana banale, perché comunque le due partite sono importanti, Pippo, lo dicevamo anche prima. Assolutamente, quindi no. Sappiamo che dobbiamo già vincere, cioè vogliamo, come lui di stamattina, vogliamo da adesso fino a sestata vogliamo vincere tutte le partite. E quindi anche oggi abbiamo fatto questo allenamento con questa, con, insomma, voglia di competere, no? Questa voglia di far vedere quello che possiamo fare, quindi un passetto alla volta, un allenamento alla volta. Però insomma c'è un bel clima, c'è un gran clima, insomma è quello che ci serve in questo momento. Penso anche a noi singolarmente, veniamo tutti da piccole delusioni, da piccoli momenti magari con la squadra negativi, quindi vogliamo provare a tirare dentro un po' di energia. Quindi la prendi anche un po' come una parentesi produttiva all'interno di una stagione che, soprattutto per voi che fate l'Eurolega, è parecchio impegnativa dal punto di vista del numero di partite, lo stress che vi accompagna, una parentesi azzurra quasi rigenerante? Sì, assolutamente, assolutamente sì, penso sia per me che per altri. Comunque fai una settimana in cui pensi un po' meno, provi a divertirti un po' di più, provi a goderti un po' più il momento, sicuramente sarà rigenerante, no? Cambi comunque ambiente, cambi persone, alla fine serve un po' in una stagione in cui giochi ogni due giorni, in cui veramente ogni partita è alla morte, quando perdi comunque ti porti dietro sensazioni negative, hai bisogno di un po' di scorie, via. Sì, sì. Esatto, hai bisogno di staccare, hai bisogno di... È logico che molti vanno in vacanza, però noi stare qui è veramente... per me è più bello che andare in vacanza. Ebbene, adesso chiudiamo con la domanda a cazzeggio di Pardo. Vai, Pardo. No, volevo sapere, insomma, se sotto le pance, se puoi farmi una cortesia, se puoi, insomma, picchiettare un po' più del solito Tex, se puoi fare, senza chiaramente esagerare, però, insomma, se puoi fare questa cosa per me, poi ti spiegherò casomai. C'entra vagamente, no. C'entra vagamente Pippo Livorno-Pisa, ma proprio... No, assolutamente, no, ci mancherebbe. No, infatti, detto un nome a caso. Scherzi a parte, rivolgo anche a te, insomma, l'appello che abbiamo fatto anche agli altri della squadra. Quando vuoi, canale Twitch Ital Basket, porte aperte ovviamente per una chiacchiera, molto informale come puoi vedere, quindi... Perché insomma, noi vi viviamo spesso e volentieri con le nostre live reaction e insomma, il pubblico quando poi vi ha davanti la telecamera è molto più contento, insomma, dai, diciamocelo, Ronzo. Va bene. Allora ci impegneremo un po' di più a entrare un po' più in questo... Alla momento. Grande. In bocca al lupo, vai. Pippo. Grazie, Pippo. Ciao. 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 Ci credo che Pippo è uno dei beniamini. Allora, la grande notizia è che non ha staccato nessuna spina. Ah, grande Giancarlo. È un notevole miglioramento questo. Sì. Questo un po' ci dispiace, Gianca, però. No, perché prima, adesso l'ho fatta passare un po', però ho proprio staccato la spina che praticamente alimentava tutto lo shooting fotografico, quindi poi c'è necessità di far ricaricare i flash, c'è stato un momento in cui... Insomma, la mia presenza non è stata proprio ben vista, però adesso invece in questo momento... Vabbè. Che poi bastava alzare il piede 10 centimetri, voglio dire, che veniva richiesta chissà quale dose atletica. Adesso ce l'ho fatta, quindi lo shooting sta proseguendo. E viene dato in arrivo Tex. Oh, ah. via, perfetto, sì, perfetto. Il binario 2 era previsto. Se arriva Tex, io mi faccio da parte, lascio a parte. No, ora non esageriamo, perché sennò degenera assolutamente. No, che devi sapere, con Tex... insomma, è nata un'amicizia, ci becchettiamo, ma insomma, un ragazzo veramente d'oro, oltre che un giocatore in grande spolvere ultimamente, devo dire, insomma, sto facendo una grande stagione, quindi mi fa molto piacere. Giocatore della nazionale, qualcuno dedito ai videogiochi che tu sappia? Tex so essere un bel gamer. Poi non lo so, bisogna un po' scrutare, ma secondo me è sotto un po' tutti, eh. Mm. La generazione è quella. Dalla chat ci dicono Spissu gioca. Bisogna Nick Melli a Zelda. Vedi, guarda la chat come si accende, parli di gaming. Ne sanno molto più di noi, pazzesco. Come sempre, tra l'altro. Dice Spi e Aki a Sassari giocavano a Super Mario e a Mario Kart. Ci sta. Bisogna organizzare qualcosa, via Giancarlo, un torneo di Mario Kart.
Vabbè, di femminile non c'è neanche bisogno, no? Che vabbè, femminile, cioè, vabbè, su tutte, abbiamo Jasmine, chiaro. No, no, ma i gamer non... Beh, anche perché, scherzi a parte, ma la vita del giocatore è fatta di trasferte, di viaggi e di spostamenti. E quindi anche magari le console portatili alle volte sono la salvezza, eh? Cioè, io lo vedo anche magari in aeroporto, in pullman, ci sta. Sì, sì, assolutamente. Come una volta magari i passatempi erano... so, partite a carte che magari ci sono ancora o altri diversivi al ritiro, adesso ci sono i videogiochi, insomma, assolutamente è una cosa normale, magari fra 30 anni la nazionale avrà, i giocatori della nazionale avranno altri passatempi, quindi una cosa assolutamente, assolutamente normale. Tra l'altro aggiungo anche su Jasmine Keys che è fortissima a Call of Duty. C'è un livello altissimo. Io lo so ste cose, Gian, che te cioè, per esperienza diretta ne parli così, non per sentito dire. No, mi è stato riferito da più fonti, che lei oltre ad essere una candida giocatrice è proprio brava. E quindi io riferisco. E di quante cose. Adesso a marzo ci sarà un raduno e sarà oggetto... Anche... tra l'altro vicino Bologna, questa notizia ancora non uscita, ma insomma ci dovrebbe essere un raduno della nazionale femminile vicino Bologna a metà marzo, e quindi Dario, a parte che ti aspettiamo ovviamente, prepareremo una console con appunto con Call of Duty e faremo il 1-on-1 Call of Duty da Ronz contro Gio. No, io non so giocare, quindi, cioè mi straccia una tutti così. Sì, no, è vero, tanto è vero che sentendo Carlotta Zanardi per un'intervista per tutto sport, le ho detto guarda, te andrai a Schio, cioè, occhio che se non sai giocare a Call of Duty con Jasmine non puoi parlare. Ha detto no, mi sto allenando, questo è importante, perché dinamiche di squadra importanti anche in prospettiva nazionale. Importante che le ragazze crescano con i valori giusti, anche insomma le nuove generazioni, quelle che rappresentano il futuro della nazionale. Dario, grazie da questo punto di vista del contributo. Esatto. Allora, l'attesa di Tex, che è dato a minuti, sì. Ricordiamo un po' anche quello che è il palinsesto Twitch di quest'anno, sì. Che si è ampliato. Esatto, vediamo se mi dimentico qualcosa, perché sicuramente vai. Ormai... Perché oltre alle nostre live reaction, stiamo appunto live reaction delle nazionali rimpinguando il palinsesto, cari amici. Esatto, quindi confermate le live reaction nazionali, confermate gli appuntamenti fondamentali, importantissimi con gli sports, confermate gli appuntamenti nel weekend con le partite dei playoff in questo momento della FIPIC e del campionato di Serie B. Confermati, che altro? Confermate a breve tutte le partite di tutte le finali nazionali, maschili e femminili. Lo ripetiamo sempre con particolare orgoglio perché rappresenta un impegno, come potete immaginare, anche abbastanza oneroso in termini appunto di energie, ma anche in termini economici. Ma anche quest'anno ci sentiamo di poter garantire che tutte le finali nazionali, e sapete quanto siano importanti, quanto siano belle, quanto siano interessanti, perché poi soprattutto nelle categorie di età più avanzate parliamo veramente di giocatori e giocatrici che sono già a ridosso delle squadre senior. E quindi anche quest'anno tutte le partite commentate in diretta su Twitch, e se ci dovessero essere delle contemporaneità sposteremo qualche partita su YouTube, ma tutte le partite andranno live. E poi da quest'anno, appunto dalla scorsa settimana, è partito questo nuovo magazine che si chiama Luci Alte. Questa possiamo considerarla una puntata speciale di Luci Alte, visto che siamo live da Pesaro, ma dalla prossima settimana torneremo a realizzarla dallo studio di Via Vitorchiano a Roma, dalla federazione. E quindi ecco, insomma, l'intenzione è quella sempre di più di ampliare, di aggiungere contenuti anche grazie al contributo. Vedo un paio curioso, guarda, vedo un paiola curioso. Sì, aspetta un attimo che provo a vedere se riusciamo. E poi si zitta, è bellissima questa cosa, lascia. Sì, perché secondo me chiude il microfono e mi fa... Dovrebbero essere scomposte alla mia richiesta, capito? Certo. Il turpiloquio spinto, allora preferisco... No, diciamo, no, allora... Oh, ma che vieni su Twitch? Esatto. Io poi sapete che... No, è questo il mio modo di comunicare. Oh, capito. Un attimo, abbiate pazienza. Devo staccare un altro cavo, abbiate pazienza. No, ma ha fatto ridere, si è avvicinato, hai visto Ronzo? Si è avvicinato 4-4. Cioè, la difficoltà è da seduto, cioè non alzando. Non è facile, ma noi crediamo in te, Gianca, noi crediamo in te. Mi piace sta cosa che si deve zittare per abbassare gli altri. Mi fa morire. Allora, avremmo 3 minuti.
o poco sì. più, perché avevamo detto che a 45 sì, sì, va bene, va bene. Ciao Elena, ecco, perfetto, olè. Guardate, guardate chi vi ho portato in tutto il suo splendore. No, se lo volete come giocatore, come capo di sono un cartonato o meno. No, no, è vero, non è un cartonato. Come cartonato sei molto credibile. Come cartonato sei credibilissimo, Gigi. Guarda le luci dietro, ciao, non è un caso, guarda. Come stai, Gigi? Come stai? Meglio di voi sicuro. Vabbè, grazie, poco, sempre un piacere, eh. No, sempre un piacere, devo dire. Però anche mi piace vincere facile. Sudato, c'è un motivo per farmi una doccia oggi. Senti, come sono sti primi giorni da capo delegazione? Va bene, qui la macchina è talmente avviata che la mia presenza è superata. Tutto ingranato, come diceva Rendone. Allora posso. No, è bello, allora, bello esserci e capire tante cose che succedono dietro le quinte, che prima per forza di cose non potevo sapere. Che prima cercavamo di tenergli nascosto, adesso sta scoprendo tutto, adesso non c'è più niente da fare. Ed è nonostante questo, è ancora lì, sei ancora lì. Sì, ma è il secondo giorno, sul terzo. Mi sono dato un po' di tempo, esatto. Vi dico la verità. Vabbè, ci sta. Tutto bene. Voi tutto a posto? Ci sta. Noi tutto bene, stava Giancarlo spiegando il palinsesto di quest'anno, tipo Valletta annunciatrice, era una bella immagine. Bene. Noi Gigi ti aspettiamo, per una bella... questi sono i mezzi della Pippa al momento. Mi fa compagnia. Ma l'avevo chiamato, ma evidentemente è preso dagli allenamenti a Granada, sì. La prossima volta. Giovedì sarà però, faremo le live reaction durante la partita e poi ci sarà dei nostri. Ottimo, va bene, dai, un saluto allora a tutti gli amici di Twitch, questo mondo metafisico che non conosco, però dai, vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo giovedì, no? Sì. Assolutamente, sì. Alla grande, sì, ciao Gigi! Ciao a tutti, ciao Gigi! Tutti. Sì, saluto pure io che rimango tra l'altro, però va bene, perfetto. Ho fatto per educazione si saluta. Stavo vedendo se ci fosse un tessitore nei dintorni. Mai di parola, vedi, non ti puoi mai fidare, Non ti puoi mai fidare, No, ma tu ci insegni che... Dai, vedi che io ridendo e scherzando, ma poi alla fine non ci vado lontano, non ti puoi mai fidare. Non ci sono tessitori da queste parti. Purtroppo, guarda bene, Crema, guarda un po' se ci sono dei tessitori nei dintorni. Non sei mutato, Ronza, così dire. Sono presente a me stesso, tende a farsi notare anche Amedeo con la sua presenza. Non però... è piccolo, ecco, no, assolutamente. No, tanto Ceretti continua a scattare a vuoto pur di non intervenire, non c'è nessuno. Ma infatti sta fotografando la colonna, ma cosa sta facendo? No, nessuno. È incredibile. Ragazzi, i grandi artisti si contraddistinguono anche per questa loro... Ho capito, ma tu dovevi dirgli anche che questa era l'ultima opportunità per lui per avere spazio su Twitch. Poi non ne parleremo mai più, per noi non esisterà più Massimo. Non mai più, certo, come giusto che sia, come è stato fino adesso. Io glielo ho detto più di dirgli. Vabbè, pazienza. È andata così. Mi dispiace anche per Paolo. Esatto. Dario, noi come ci eravamo promessi ti dobbiamo salutare? Sì, esatto. Vi lascio. Ci vediamo giovedì. Mani, spero. E ci vediamo giovedì. Io sarò alla Vitri Frigo Arena, però ci sarò anche in live reaction, nel pre, nell'intervallo, nel post, anche mentre torno a casa, se vi volete chiamare. No, anche perché qualcuno che dice cose serie durante la nostra live ci vuole, capito? Dario? Almeno uno sì. Dario, vieni alla conferenza stampa a fine partita. Sai che io sono un grande tutore delle conferenze stampa, no? Dai tempi dell'Europeo di Milano. Anche perché la condurrà uno molto bravo. Gira questa voce. Sì, sì. Ma chi? Io. Ah, tu? Alla tocca. Mi avevi schiacciato. Sul molto bravo. Sì, sì. Sarà in diretta su YouTube e la trasmetteremo anche noi live Twitch, quindi è il mio momento. Me lo prenderò in inglese, tra l'altro. Bene. Una bella chiusura di live. Posso fare come ha fatto Gigi con te, cioè apparire dietro... Sì. Di te. Tra l'altro c'è stato un momento, era tutto illuminato, aveva l'aura. Sì, è un bel momento quello. Sì. E tra l'altro, se mi ci metto io nella stessa posizione, non esce. No, è proprio la base. Quella sarebbe stata una base per dei meme incredibili. Sì. E ha detto tra l'altro che avrebbe aspettato 3 giorni, quindi c'è tutta una serie di sì, sì, c'è anche della lore dietro. Sì, sì. Lasciati lì, no, però. È vero. Fra 3 giorni ricomincerò a giocare. Vabbè. Finiamola qua. Io direi che visto che Francesco non ha più voce. Visto che Dario per sopraggiunti impegni lavorativi ci deve lasciare, visto che non si intravedono tessitori, direi che possiamo serenamente vergogna.
scusate, no. Chiudiamo proprio in bellezza, Dario, ti rubo l'ultimissimo minuto. Vai. Che è successo? Ah, non attenzione, è andato a staccare la ciabatta. Ah, ma Maio! Ciao Ale! Come stai? Bene, bene, voi? Alla tutto grande. Posto. Non ci avete proprio niente da fare, eh? No, ora, via, ci allarghiamo, però... quando vieni a trovarci su Twitch piuttosto? Si fa una bella sessione di gaming? Io sempre su Twitch sto. E giochi a qualcosa? Sì, io sono a Fortnite, malato. Vedi. Lo dicevamo prima, Dario. Su Twitch, sì. Vedi? Oh, Pardo ha fatto la diretta da malato, Paio, sappi solo questo. Cioè, per amore della maglia azzurra. Solo per amore della maglia azzurra. Wow. Allora magari me la guardo il replay. Cioè, no? Non ti conviene, non ti conviene. Certo. Sono momenti imperdibili. Ci accontentiamo se ci dai di più una tripla giovedì, insomma, niente di impegnativo. Vabbè, ecco. Dai, ciao Paio. Ciao. Un Paio studioso. Ragazzi, ma ancora qua state? Posso fare una battuta incredibile? Ti hai invitato tu. Sì, tanto Dario tra un po' finge che gli sta andando via il segnale perché ci deve lasciare. Posso fare una freddura, cioè che non riesco a trattenere? Sì. Un Paio di occhiali. Mamma mia. Ok. La volevi chiudere, no? Giusto? Io pensavo da migliore a Pagliolo, invece no, peggio ancora. No, questa è meravigliosa. Però ci vuole una certa... No, non è per tutti. Me lo dico da solo. Magari arriva verso le 18:30, arriva. Sì, va bene. Grazie ragazzi, grazie a tutti voi e ci vediamo giovedì. Giovedì nel post partita portiamo Tex, però sì, ce la deve. Ormai no. O viene lui da noi o andiamo noi da lui. Cioè non è che può venire quando vuole, cioè capito? Ormai glielo diremo comunque. Glielo diremo quando arriva, se dovesse arrivare a questo punto, perché ma i tessitori sono così, si nascondono. Pure ha saputo che c'era live, sapete, lui è un po' timido, un po'. Sì, proprio. Sì, proprio lui. Librosia. Lo so, la parte questo è. Signori, un abbraccio a tutti. Grazie Giancarlo, grazie Ronz. Noi ci vediamo giovedì, quindi sintonizzati perché starting alle 20:20 circa. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.